La Vastese, grazie ad un rigore di De Cerchio, batte il team Nuova Florida portandosi così a 36 punti in classifica. Nei biancorossi mister Cornacchini si affida a un 3-4-1-2. Squalificato Bragaglia, al suo posto gioca Orchi, adattato a centrocampo. Negli ospiti Boccolini sceglie un 4-4-2. Romani già salvi a quota 42 in classifica. Con le immagini di Edoardo Daddario passiamo alla cronaca. Al nono si vedono i Romani con una conclusione dalla distanza. A provarci Busualdo, a giro del giudice blocca senza problemi. La risposta della Vastese arriva al 14 con un colpo di testa di Kremateng, palla alta sopra la traversa. Al 26esimo Orchi di testa deposita alto sopra la traversa, porta sguarnita ma era in fuorigioco. Al 32esimo conclusione da fuori di Muzzi, palla alta di un soffio. Al 34esimo cambio della Vastese, fuori Crisovergis e dentro Sansone. Cornacchini passa al 4-3-3. Al 38esimo occasionissima per gli aragonesi con Di Nardo che da dentro l'area non trova la porta per questione di centimetri. E questa l'ultima occasione del primo tempo che termina sullo 0-0. Nella ripresa partono forte gli ospiti, al quarto conclusione da fuori di Muzzi, del giudice si distende e devia sul palo. Sugli sviluppi dell'azione successiva, conclusione dalla distanza di controbalzo di Contini, attento l'estremo biancorosso sul tiro centrale. Al nono minuto contatto in area di rigore ospite, il signor Totaro di Lecce non ha dubbi, assegna il penalty. Questo il contatto dubbio, sul dischetto va De Cerchio che spiazza Spadini e fa 1-0. Al 18esimo discesa di Montebugnoli sulla sinistra con il numero 3 che calcia di punta, si salva l'estremo ospite. Sugli sviluppi colpo di testa di Orchi, respinge di piedi il portiere romano. Da qui in poi la partita si addormenta e le emozioni latitano, tanta imprecisione da una parte e dall'altra negli ultimi 35 metri. Al 48esimo l'ultimo brivido è di marca ospite con un calcio di punizione dal vertice sinistro dell'area di rigore con la palla che va alta di pochissimo. E questa l'ultima occasione della gara che termina con una vittoria agrodolce per la Vastese che nonostante i tre punti vede ormai ad un passo i play-out. Sono comodo perché ti danno un po' di morale. E poi per la classifica nell'eventuale play-out giochiamo in casa, quindi è un vantaggio, dai. Mi sembra che si devono combinare diverse cose per poterci salvare direttamente. L'importante è arrivare a questo obiettivo, quello della salvezza, con sofferenza, però insomma il calcio è questo. Ci sono dei momenti dove le cose non vanno, dei altri momenti dove le cose vanno bene, quindi bisogna assolutamente rispettare questo e andare avanti, cercare di crederci. Perché bisogna fare. Certo, con un risultato diverso del Pineto magari domenica sarebbe stato più facile. Ma il Pineto mi sembra che ultimamente abbia forse più problemi di noi, no? Problemi di noi no. No, che sto scherzando. Che ti devo dire? Noi dobbiamo pensare assolutamente a noi, cercare di andare a fare il risultato anche a Pineto, che non è semplicissimo, però nel calcio ci può stare tutto. Mister Boccolini, al di là del risultato, una buona prestazione considerando che hanno giocato anche giocatori che magari hanno visto meno il campo in questa stagione? Sì, no, sono soddisfatto dei miei ragazzi come hanno interpretato la gara, purtroppo il risultato è quello che conta, anche se noi avevamo già accentrato il nostro obiettivo domenica scorsa, però insomma sono soddisfatto della prova dei singoli e anche della squadra, peccato insomma per quel rigore, e poi giustamente la Vastese si stava giocando tanto oggi e è riuscita con il cuore e con i denti insomma a tenere il risultato e noi non siamo riusciti a pareggiare, però ripeto sono soddisfatto insomma dei miei ragazzi e di tutta la stagione, hanno confermato insomma il buon lavoro svolto fino a oggi. Un rigore che dal suo punto di vista c'era? Ma non sono abituato a commentare gli errori, lo rivedrò, però non è quello il discorso, quindi è un'occasione, sono riusciti a sfruttarla bene gli avversari, e peccato però comunque subire gol sempre su un rigore, il secondo in due giornate, questo comunque ci lavorerò anche nella prossima giornata contro il Termoli in questa settimana, però ripeto insomma l'annata è stata lunga, difficile, e oggi la prestazione ha confermato insomma quello che abbiamo fatto quest'anno.